Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Quello che dobbiamo fare oggi è uccidere The Lamb entro 20 minuti. Con chi lo possiamo provare a fare? Con Azazel, non vedo veramente altre. È l'unico che ha delle speedrun decenti. Quindi ci proveremo. La miseria. Se cominciano stanze così la vedo dura. Senti, mi faccio colpi e finisco un attimo la stanza. Poi si vede, eh. Tanto qua se non ci arriva un shot. No. Che cos'è che ci deve arrivare? Non funziona Mark, mi pare. Però mi dà range Mark. Avrei sperato nel meglio, ma... Guarda quanto è veloce. Ho un filo di range, ma... Range up. Vabbè, amnesia al primo piano. Te la potevi risparmiare, eh. Anzi, meglio al primo piano, almeno so già che esiste. Vai, caga fuori. Caga fuori la testa. Caffeine pills. Mazza, che schifo di pillole, ragazzi. Mi sa che non andiamo da nessuna parte con sta roba. The Cellar. Ci serve un HP up. You know? No, non lo accetto questo da un ragno. Don't accetto. No, mi sa che era all'inizio, scusate, ma fa schifo sta run. Volevo una run decente, questo già. È già più interessante come run. Molto più interessante, in realtà. Qui posso farlo e lo farò. Broken Remote, tanto non ho un'attiva. Andiamo a cercare stanze di oggetti prima, no? Che se fa schifo l'oggetto è un casino. Merda, perché ho fatto sta stronzata? Non lo so. Dimmelo tu. Beh, The Mind è un bello oggetto. È oggettivamente un bello oggetto. C'è un sacco di cose fighe che non posso assolutamente prendere. Bene. A meno che, ma non credo. Up. Questo è ottimo per il prossimo piano, così un patto ce lo siamo assicurati se non prendo eccessivi danni da caduta. Non scherzo. Ma quello è Sack of Sacks, non ci ho fatto caso. Pensavo fosse Sack of Penny, proprio rincoglionimento totale. Bello, The Emperor ci piace più che quello. Ma non è un cattivo oggetto, non è un buon oggetto, non è un oggetto, punto. Sta roba.
HP up. Tanto non so neanche cosa andiamo a prendere, quindi lo prenderemo. Hatam. Totalmente inutile, ma a livelli di inutilità totale proprio. Sì. Beh, no, non è vero, non è totalmente inutile, dai. Se abbiamo un po' di luck aumentata, potrebbe anche diventare utile. Io posso saltarla quella stanza, perché me la salto volentieri, eh. Ah sì, lo uso anche qua, mi sa. Totalmente inutile. Lo faccio, lo faccio. È tipo lì il mostro, ma cambia in continuazione. Ok, abbiamo trovato l'Emperor che ci serviva, perfetto. Dobbiamo andare da Delembe, ricordiamoci perché è un attimo. Bello che ci sia questo The Hierophant che gira comunque. Non può rimanere sempre così, no? Praticamente emula tutti i famigli, sto famiglio, è fighissimo. Dai danni. Cazzo, sì. Mi dà un range della Madonna, gli Hierophant. E My Reflection, scusate. Sì, sparo brilungo, però mi dà un range incredibile. È uno dei migliori oggetti che mi possono venire in mente con Brimstone. Parte Tiny Planet che è totale proprio. Quanto danno fa quando diventa Little Brimstone? Un botto. Spara come me perché è diventato. È esploso. Cosa what? My shadow. Ah no, ok.
è comparso di nuovo. Pensavo di essermelo perso per sempre. Allora, dobbiamo andare di qua e poi ci toccherà usare un Emperor però. Si corre. Beh, non mi è molto utile, ma lo prenderò lo stesso. E a sto punto chi è? Necropoli uno. Non ci abbiamo tempo. Qui c'è un dado. Non è convenuto. Quella bomba è sprecata. Sprecata. Posso permettere, no? Posso permettere anche di fare questo. Ho lanciato una bomba invece che Necropoli 1. Ci andiamo a riprendere in media subito questo. A 9 minuti siamo dal piano di mamma. Siamo in anticipo, ma quanto in anticipo? Vediamo. Tanto poi ci dobbiamo riuscire a battere l'embe però. Questo anche un po' mi preoccupa. Ok. Non fa assolutamente niente, se non mi ricordo male. Giusto che non fai niente, beh, mi ricordo. Credo. Ah, mi ha rifatto diventare raggio rosso. È l'unica cosa. Ah, me l'ha riaddrizzato. Si parla sempre del raggio di Brimstone. Ah no, me l'ha solo fatto di tornare rosso, ok. Che casino. Tanto qua non ci torno più. Non so neanche come funziona, non voglio sapere, credo. Non capivo chi era rimasto. Questo ci dà un range up e finalmente uno speed up. È giusto di qua, no? Il boss, sì. Però saltare qualche stanza. Questa è particolarmente lenta. Idem con patate. E questa ci tocca da farla.
totalmente useless. Mi raccomando. Dimmi che è XL. Cazzo, se era XL l'avrei fatto. Mi sono spaventato, no no. Ah, è vero che c'è doppia carica di sto robo io adesso. Su, su, ce la possiamo fare. Tutto giù. Non lesinerò con le bombe, ve lo dico adesso. Merda. Ma non esiste mai nella vita proprio. Servire. Beh, ma vado a risparmiare sta bomba, va. Ma che cazzo ho fatto, mannaggia la puttana. Lo sciolgo. No, aspetta.
Dai. No. Volevo vedere quella carta, cazzo. No, però mi tocca fare quella stanza. No, 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 no. Mi sento molto più tranquillo così. 5 minuti per andare e sappiamo la strada. Vero? Sì. Che è lunghissimo. Dammi un damper, ti prego. Basta rilasciare nel momento opportuno. Dai, dai. Sì, proprio ce lo fa a batterlo, eh. No. Dammela. No. Malissimo sta cosa, malissimo, cazzo. Io in realtà, merda, non ce la farò. Non ce la faccio perché o muoio. Non mi ride più Ierofant. Ma vaffanculo. No. 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 15 secondi ed era morto. Ragazzi, è la triste storia di come la mia vita. No, scherzo. È la triste storia di non riuscire a fare un achievement per un cuore, 5, 3% forse di vita e 15 secondi. Va bene, questo è quanto.
Ci proviamo la prossima volta. Però l'idea c'era, se non avessi cannato purtroppo quella maledetta, 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 maledetta The Emperor, il piano prima sarebbe stata fatta in un attimo. Vabbè, ci riproviamo un'altra volta. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima.